Gli anni 70 sono simbolo di libertà, di massima trasgressione, amore libero e lotta politica. Sono gli anni dei figli dei fiori, dei cappelloni e dei pantaloni a zampa di elefante e di improbabili mode futuristiche. Ma anche gli anni della musica, talmente bella che così bella non la faranno più. Sono gli anni dei concerti rimasti nella storia, Woodstock con Jimi Hendrix e il Festival dell'Isola di Wight con i Doors e Jim Morrison, e gli artisti della mitica Motown Records con Stevie Wonder, i Commodores e Donna Summer. Insomma, se c'è qualcosa che ricorda più di altre quel periodo di massima libertà è proprio la musica. E allora una 3 giorni dedicata a quel caleidoscopio di musica e colori che sono stati gli anni 70 ci vuole. Una bella iniziativa che non si limita solo alla parte, diciamo, musicale, non è il classico flower power, musica e cena, ma quest'anno ci saranno anche dei convegni, sarà spiegato un po' tutto quello che accadeva all'epoca, ci interverranno anche dei noti personaggi che parleranno delle proprie esperienze, interverranno dei DJ dell'epoca. E per chi l'ha girata nei piatti e mixata nelle discoteche dal vivo è proprio una bella riscoperta. Nell'occasione di questo straordinario evento avrò piacere di suonare in vinile, e suonare in vinile sappiamo bene non è per tutti. E poi, visto il grande successo e il grande afflusso di gente creato dagli anni 50 nella vicina Senigallia, a Fano si potrebbe fare un emulo per i favolosi anni 70. Io credo che avrà un grande successo perché la gente ha voglia di stare insieme, si risentiranno musiche straordinarie, atmosfere particolari, cibi, cocktail, e quindi mi pare che sia un mix di successo quello che è stato presentato. Arzilla Love Flower Party, 3 giorni zeppi di musica, feste e mercatini. Al Chalet del Mar avremo l'iniziativa, diciamo, un po' più che ci caratterizza, che è quella che ormai è arrivata all'ottava edizione, è un po' in maschera, diciamo, dovremo venire tutti appunto mascherati da figli dei fiori, da hippie e quant'altro. Avremo tanti DJ, avremo dei temi specifici, per esempio del 69, che lo faranno quei ragazzi del Barretto. Avremo altri concerti, diciamo, che poi si incontreranno, si finirà da un locale e inizierà dall'altro, quindi anche chi vorrà venirci a trovare avrà questa opportunità, insomma, di visitare tutto.